Un buongiorno e una buona sveglia. Sono le 7:34 di questo martedì 18 aprile. Buongiorno a voi, ma prima di tutto buongiorno a te Antonella. Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti quanti voi. Era il 18 aprile 1442 o giù di lì quando a Santa Rita appariva la stimmata sulla fronte, quella stimmata che ha caratterizzato gran parte della sua vita, che l'ha fatta essere una conoscente del dolore, quel dolore che entra nelle vite, nella sua, ma che in quelle di tutti quanti noi la avvicina proprio alla santa dell'impossibile. Quindi stamattina parleremo proprio di Santa Rita. È una missione che rasenta l'impossibile, quella di due fratelli di Cefalù che si sono messi in mente di pulire i mari da quelle reti abbandonate dai pescatori. Quest'oggi conosceremo il loro operato, quello che hanno creato, li vedete proprio in questa immagine, conosceremo anche l'importanza di sensibilizzare sui nostri mari e sui nostri oceani. Ma non solo sui mari e sugli oceani, ma sensibilizziamo su tutto l'ambiente con un riciclo creativo e soprattutto immergendoci nel verde. Quindi ci spostiamo dall'altro lato dello studio dove ci aspetta il nostro Alessandro Paganini, florovivaista. Buongiorno! Buongiorno! Immerso nei fiori, nel verde, stamattina ho detto riciclo creativo. Riciclo creativo, proprio così, perché rimetteremo un po' in sesto il nostro set o kit da tè o da colazione per dargli una nuova vita, tra virgolette, e portarlo sul balcone o usarlo come centro tavola per abbellire le tavole. E io che pensavo che ci offrisse la colazione Alessandro. No, guardate il tema. No, no, però invito per la begonia. Però si possono, scopriamo che sì, si possono anche mangiare. Bravissimo, ve lo offro subito perché c'è la begonia, ecco, che questa si certo può mangiare tranquillamente. Boccaccia, io non sapevo. Che non sto mai zitto. Benissimo. Guarda, Alessandro, un po' di tempo fa mi aveva regalato una begonia. Sì. Ma non ha fatto fiori. Ops, ma la una Rex tipo lei? Con una ma fa di limone? Sei limone, infatti. Infatti, vedi? Ecco perché l'ho messa nel tè, nella teiera. Ah, ecco! Buona, perché, saggia, guarda, te la consiglio. No, tutte le begonie si mangiano, eh? Le begonie invece, le floribunde, che sono quelle da interno, sono un po' meno... Questa non è floribunda. No, questa è la Rex. Sentivo che dal sapore non è floribunda. No, non è niente, la Rex è quella un po' più strong. La colazione l'abbiamo fatta. Buona, limonosa. Quindi, come ho preparato anche la lattiera, ci ho messo anche qua l'altra begonia, che questa volta è la... Una foglia, sa di foglia la adesso. Foglia, sì, la foglia della begonia? No, ma non quella stava nel fiore? O l'ha presa dall'altra parte? No, no, l'ho presa perfetto. No. Allora sì, sì, allora sì, è lei. Allora, come prima cosa iniziamo, prendiamo e tutti i set tiriamo fuori che abbiamo a disposizione, quindi sia le tazzine di caffè piccoline, come da te, o anche la teiera, la zuccheriera, tutto quanto. Poi andiamo a scegliere le nostre piantine. Ecco, nella scelta, naturalmente, visto che il set è mini, dobbiamo adottare piantine piccole. Quindi, dalle begonie sempre Florence, che sono le classiche begonie da balcone, che però possiamo tenerla anche leggermente in casa, alle violette, eccole, le color che ancora abbiamo, fino ad arrivare però anche a piante che non, da orto, tipo ecco l'insalatina, possiamo utilizzare, adesso vedremo che come. Io sto cercando delle piantine che potrebbero andare nelle tazzine. Infatti, per le tazzine che è un po' più particolare, bravissima. Bene. Ho riportato le nostre piantine da terrarium. Ah, quindi giusto, il terrarium che abbiamo fatto l'altra volta. Sono stupendissime, perché sono le uniche che si prestano senza lievitare troppo all'interno delle tazzine. Ho portato anche i nostri dietrich, perché è importantissimo, visto che non abbiamo fori all'interno delle tazzine, quindi sarebbe l'ideale forarle, se volete dargli una lunga vita. Se volete però tenerle temporaneamente, anche come fosse per un servizio floreale da mettere sul tavolo, anche come centro tavola e composizione, potete direttamente usarle anche non forate, adoperando però degli accorgimenti, quindi usando un pochino di lapillo sul fondo, questo fine in questo caso. Vabbè, ecco, non tirate fuori i cucchiaini, naturalmente due si tratta di un servizio, quindi due servizio di da te e cucchiaini per fare questo lavoretto oggi. E poi andiamo a utilizzare, ecco, la piantina riducendogli un po' l'apparato radicale. Lo faccio perché la pianta non è in fioritura. Attenzione, se le piante sono in fioritura non toccategli l'apparato radicale se volete far sì che fioriscano, perché sennò perdiamo la fioritura. Sto per fare una domanda stupida, come sempre mi capita con Alessandro. In no, fioritura vuol dire che ci sono i fiori? Sì, bravissima. Cioè, questa pianta farà fiori? Sì, sì, sì. Ah, okay. Lei farà i fiori, non molto appariscenti, però piccolini. Quando invece tipo le violette o le begonie, ecco, lì starò molto attenta a toccare l'apparato radicale. Lo possiamo, perlomeno se lo volete mettere subito sul tavolo, la pianta, o da qui a 2-3 giorni per abbellire un tavolo, non toccategli le radici se hanno i fiori. Se no, la prima cosa che fa la pianta elimina il fiore, okay, e lo rifarà poi successivamente. Poi andiamo ad appoggiarlo delicatamente e non vi preoccupate se si distrugge un po' qualche rametto, perché sono delle microtalee da utilizzare. E andiamo a ricoprire il tutto con un po' di corteccia. E naturalmente non sarà facile perché... No, difatti andiamo a lavorare proprio qui. Di fino. Qui ci vuole tanta pazienza per rendere proprio con un pezzettino di corteccia alla volta e riempirlo tutto. Di pazienza in pazienza, una domanda. Tu ci hai detto che
essendo che le tazzine non sono forate, sì, sarà un transito limitato delle piantine all'interno delle nostre tazzine. Quanto le potremo tenere? Ah no, allora, vediamo abbastanza quando crescono. Quindi adesso tipo lei ancora 6-7 mesi può starci. Però non è un problema, perché se vogliamo tenerle di più basta potarle. Quindi andiamo a eliminare i rametti che sono cresciuti in eccesso. Dobbiamo stare molto attenti con la gestione della tazzina. Quindi qui siamo su un micro giardino, quindi l'acqua pochissima. Quindi non una tazzina, ma dobbiamo mettere proprio col contagocce, anche con la pipetta, così usiamo magari dei profumi, certo, lavata. L'andiamo a dare tipo, ecco, una 50 ml d'acqua, ma anche meno, proprio all'interno. E ho nebulizzato addirittura. Ti lasciamo, tanto sì, le tazzine da fare ce le hai, sì, vedo. Tra l'altro c'è anche qualcosa stampato in 3D, sì, ma ve lo diciamo dopo. Ti lasciamo qui a lavorare, Ale, e noi ci spostiamo dall'altro lato dello studio. Perfetto. Andiamo, e dall'altro dello studio, se di qua ci sono i fiori, noi pensiamo alle rose di Santa Rita. Alla buongiorno. Rosa, cioè, Padre Vittorino Grossi, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Ritornato a trovarci, direttore della rivista Dalle Api alle Rose. Perché? Perché Antonella l'ha detto stamattina. Oggi vogliamo partire da quella vicenda che ha caratterizzato Santa Rita, quella spina conficcata nella fronte, per parlare di lei, partendo proprio da quello, da quella spina staccata dal crocifisso che le permise per 15 anni, fino alla sua morte, di condividere, di avvicinarsi alle passioni di Gesù. Grazie di questo invito e grazie di poter parlare della preparazione alla festa di Santa Rita. È uscito già il numero del bollettino in attesa della festa. D'altra parte, la devozione alla spina di Santa Rita è legata proprio alla devozione dei 15 giovedì di Santa Rita, che segnarono i 15 anni degli ultimi che il Signore le diede. E nella iconografia noi la troviamo sempre inginocchiata davanti al crocifisso, e sempre viene indicata una piccola lesione sulla fronte. Ora, su questa lesione sulla fronte, naturalmente c'è tanta devozione, soprattutto la devozione nella vita che è rappresentata dalla rosa. La rosa ha le sue spine anche, ma queste spine non si vedono. E nella vita di Santa Rita viene notato che per lei questa spina che le regalò il Signore fu un dono d'amore di Gesù Cristo verso di lei, farla compartecipe della sua vita. Ora, nella vita delle famiglie, che naturalmente ci sono le normali difficoltà della vita, Santa Rita ci aiuta a capire che le spine si vivono con amore. Non si amano le spine perché pungono, però le spine connaturali alla vita bisogna viverle con amore, altrimenti ti rovinano la vita, invece di benedirla e sentire la vita come un dono. Di spine Rita nella sua vita ne ha avute tante, al di là di quella appunto di cui stiamo parlando stamattina, del fatto che si vede quella spina. Rita ha avuto le spine della perdita del marito, dei figli, ha avuto le spine di non poter entrare in convento quando voleva, ha avuto anche le spine della malattia, ed è per questo che, come dicevi tu, prima della festa si celebrano i giovedì di Santa Rita, si celebrano quei 15 anni in cui Rita ha portato la sua spina, ha portato la sua croce, ed è per questo che tanti sono legati a Santa Rita, tanti rivedono in Rita la loro vita in qualche modo, tra i segni del giorno, del quotidiano, riescono a vedere come Rita li ha vissuti e, come dici tu, li ha portati con amore. E questo è molto importante proprio nell'affrontare la vita da quando si nasce, soprattutto quando poi si mette su famiglia. E quando prima di mettere su famiglia pensi un po' alla tua vanità, poi metti su famiglia, devi pensare all'affetto, all'amore col quale devono crescere il marito, i figli e via dicendo. E questa devozione a Santa Rita, nel questo tempo, noi siamo nel tempo della risurrezione, di Gesù risorto, la vita va vissuta come vita, la spina, diciamo, va tollerata con amore, non farne
che è lei che domina la vita e ti crocifigge, ma piuttosto, diciamo, cammina, fa la sua funzione, però la vita è da vivere con serenità, con affetto, con la gioiosità quotidiana, con la gratitudine che il Signore ci ha dato la vita e ci ha dato la nostra famiglia. Così. Andiamo in pubblicità, Padre Vittorino, ritorniamo fra poco, continueremo a parlarne qua in studio e andremo anche a Cascia a rincrociare nuovamente gli occhi di Rita nella cassa solenne, proprio a lei dedicata, fra poco. Con Padre Vittorino Grossi, direttore della rivista Dalle Api alle Rose, stiamo parlando di Santa Rita da Cascia, in particolar modo stiamo ragionando su quella spina, dono mistico, che venne fatto proprio a Santa Rita, e c'è una delle frasi sull'elogio poetico scritto sulla cassa solenne di Santa Rita, recita: ricorda che non fu in una ricompensa mondana che Rita credette di aver trovato il suo tesoro, ma solo nel Signore Gesù, a quale tutta si consegnò. E allora, a memoria di queste parole, partiamo subito per Cascia. Ci troviamo nel chiostro, piccolo chiostro, dell'antico monastero convento di Santa Maria Maddalena. Innanzitutto c'è la cassa solenne. Che cos'è? È la cassa dove hanno deposto Rita appena morta. Poi abbiamo la sua coroncina del rosario, abbiamo l'anello di sposa di Rita. Dico sempre che Rita è la donna del Vangelo, la donna di Gesù. Ma per essere la donna di Gesù, la donna cristiana, se vogliamo con un termine più comune, è dire la donna che prega. La donna che prega, che la tradizione dice saliva sullo scoglio di Rocca Porena, proprio il significato, lei è una donna che prega, sa trovare il tempo, sa trovare il momento, sa trovare anche l'intimità profonda con il Signore. E c'è questa piccola corona del rosario che ricorda questa intima relazione di Rita con Maria, con Gesù. E poi abbiamo questo prezioso ricordo, l'anello di sposa di Rita. Sono due mani che si stringono. Che cos'è il matrimonio? Sono non soltanto due mani che si stringono, due vite che si stringono, due cuori che si stringono, due corpi che si stringono. Per cui Rita veramente è la donna della famiglia, donna del matrimonio, che sa amare in quel suo matrimonio, in quel preciso matrimonio. E poi abbiamo la cassa solenne. Cos'è? È la cassa dove hanno deposto Rita appena morta. La sua bellezza innanzitutto nei dipinti, si conservano veramente bene. C'è Santa Maria Maddalena sulla sinistra, c'è Gesù al centro che è morto, che esce dalla tomba, quindi annuncia la sua risurrezione. E poi abbiamo due figure di Rita. Una Rita che è sopra questo coperchio, già morta, sempre con la sua ferita sulla fronte, questa stigmata. E poi abbiamo il busto sulla destra, il busto di Rita. Ha due occhietti talmente vivaci che veramente sono splendidi, stanno a dire veramente tutta la forza di questa donna, no? Rita non è una donna qualsiasi, è una donna forte, è una donna grande, è una donna santa. Padre Vittorino, da quella cassa solenne, che tra l'altro so che a te piace tanto proprio per quei dipinti che riporta, a quello che è stata un po' la vita di Rita con questa stimmata, sono state date tante interpretazioni di questa piaga sulla fronte. Tra l'altro tu hai partecipato anche ad una commissione che ha voluto la ricognizione del corpo di Santa Rita per vedere proprio se c'era ancora la stimmata o meno dopo la morte e dopo il corpo incorrotto. Sono particolarmente utili due ricognizioni che sono state fatte sul corpo di Santa Rita. Uno dal dottor Sacchi nel 1972, poi nel 1997 il professor Marinozzi fece ancora una ricognizione proprio in merito per vedere se si poteva ricavare qualche dato tangibile di questa spina che avrebbe avuto Santa Rita. L'ultima ricognizione del professor Marinozzi dice che il tessuto osseo praticamente è in disfacimento, non è più vivo e attualmente non si può ricavare nulla. Però tutta, diciamo, l'iconografia, anche il cartiglio che sta lì sulla cassa, parlano di questa spina.
che praticamente l'hanno anche misurata, sono un 23 mm di lesione. Ora c'è da tenere presente che naturalmente le scienze umane hanno tentato di poterla leggere, non so, con l'osteomelite, soprattutto attualmente con la somatizzazione, come dall'emozione che può provocare una lesione, ma naturalmente questi sono tentativi, diciamo, scientifici. Di fatto quello che noi abbiamo, che lei, Santa Rita, anche sulla cassa da morte è rappresentata con la spina alla sua morte, che la dona, la ridona a Gesù che gliel'ha data, ringraziandolo che gliel'ha data. Ora, il significato enorme, diciamo, di questo dono che Rita fa a Gesù si traduce poi che la gente cerca Santa Rita perché lei, come una direttrice di orchestra, ha in mano la spina per dire a tutti: io del dolore mi intendo, potete venire da me, ci daremo una mano per poterlo fronteggiare. Questo è il grande significato di questa spina. Padre Vittorino, c'è un modo anche che consente, è proprio un'iniziativa gratuita che consente di averla un po' anche con sé, anche nei mezzi tecnologici che abbiamo, come può essere un telefonino. Allora, voglio ricordare che digitando su motore di ricerca rosavirtuale.org è possibile accedere alla pagina, naturalmente rimandata dal santuario, compilando i campi, è possibile ottenere uno sfondo personalizzato. Adesso noi lo personalizziamo con il nome di Antonella e vi facciamo vedere subito come funziona, perché consente naturalmente di avere una rosa personalizzata e di averla sempre con sé. Adesso vediamo se riesco ad aprirla anche con il tablet, eccola qua. Ed è un modo anche per essere vicini alla festa che si sta preparando in tutti quanti i modi. Eccola qua, Antonella, nel giardino di Santa Rita, tu sei la sua rosa prediletta. Un modo per avvicinarci alla festa del 22 maggio con tutti gli annessi e connessi col maggio ritiano. Assolutamente, mi prendo solo un secondo per ricordare tutto ciò che succede il mese di maggio a Cascia. Ovviamente tutto sarà possibile vederlo su santaritacascia.org. Dal 7 maggio inizia proprio la festa della famiglia, per arrivare poi alla grande festa del 22, di cui avremo modo di parlare insieme, ovviamente, perché noi ci teniamo tanto alla festa di Santa Rita, che quest'anno, tra l'altro, il solenne pontificale per questioni di sicurezza viene spostato in piazza San Francesco, ovvero la piazza di Cascia. Noi ti ringraziamo nel frattempo, padre Vittorino. Da qui al 22 ci sarà modo comunque di rivederci, quindi speriamo di rivederti presto, perché ci fa sempre tanto piacere averti qui e parlare di Santa Rita. Una buona giornata a te. E una buona giornata anche a voi, al vostro lavoro e a tutti i devoti di Santa Rita. È un aiuto, è una speranza di aiuto di bene che riceviamo dal suo amore, che ha portato a Gesù Cristo e lo porta a tutte le famiglie, come lo portò alla sua famiglia e al suo monastero. Grazie padre Vittorino. Tante care cose. Buona giornata a te. Io mi tengo la rivista e tu rimani comodo. Rimane pure comodo, che ci spostiamo noi. Questa me la tengo, me l'hai regalata. Una buona giornata padre Vittorino. Andiamo al tavolo dove c'è Alessandro. Non abbiamo delle rose qui, Ale? No, le rose no. Perché... Vabbè, le portiamo per maggio, per la festa di Santa Rita, il 22. Prendiamo l'impegno. Ottimo, e portiamo le rose di Santa Rita. Ma guardate che bel vassoio, ragazzi. Nel frattempo mi sono divertito un po'. Ho decorato tutta quanta le tazzine da caffè con tutte le micro piantine non commestibili stavolta. Le fittorie. Ah, quindi non devo assaggiare. Queste qua davanti no, questa queste sì, invece no, l'abbiamo mangiata prima. L'avete assaggiata anche prima. Ho realizzato anche quelle tazze da latte che sono un po' più capienti. Quindi questo mi è stato promesso un orto. Perché ci hai messo l'insalata, il prezzemolo, il sedano, vabbè, e la pietola rossa. La pietola rossa. Ecco perché però nella gestione dell'orto, visto che ci sono tante piante, soprattutto l'insalata, che ce l'ho messa giusto per farla vedere, ma poi utilizzatela subito perché sta già rigonfiata e pronta per essere raccolta. Qua non è pronta, però nel caso della tazza sì.
e la mangiatele, quindi nella, per facilitarne la gestione e evitare che poi deperiscano, mangiatele in fretta. Quindi ogni tanto staccandone una fogliolina, in modo tale che loro ne riformano altre e la pianta si rigestisce. Cioè, abbiamo rigestisce. Un orto portatile praticamente. Se stacchiamo, meglio va alla pianta. È meglio alla pianta, sì. Stessa cosa vale per la violetta, che ci può stare ancora di più, lei qua, perché poi lei si disseminerà, quindi se l'appoggiate magari sopra il tavolo del giardino, lei poi si diffonderà e disseminerà così mini tutto quanto le aiole del giardino, quindi è bellina e anche lei potete assaggiare. Ma tu immaginati che carino apparecchiare una, sempre che possiamo assaggiare. Oh, okay. Gasperina. Beh, stamattina. Da mangiare? Stupendo. Sì, sì, da mangiare. Colazione, oggi la colazione che facciamo. È stupendo. Assaggio. Aspetta, assaggio prima. Sì, è giusto, per carina. Questa sa di... Non riesco a capire. Sì, all'inizio è un po' dolce. Però effettivamente appena... senti il sapore della violetta. Sì. È un bouquet. Forse è la parola giusta, bouquet. Retrogusto un pochino più acerbo. Ve lo spengo un pochino con il fiorellino invece dell'altra begonia. Aspetta. La begonia che arriva un po' più il lime, la sferzata. Questo è bello fresco. Sì, vi ripulisce tutta quanta la bocca. Questo pure per i cocktail estivi. Antonella, un po' troppo fresco. Ma per le nostre piante dobbiamo fare, come sempre, attenzione al meteo. Quindi vediamo che tempo fa con il nostro meteo. Buongiorno al tenente colonnello Antonio Troisi, ci dica tutto sul meteo di oggi. Buongiorno a voi dallo studio, a quanti ci seguono su TV 2000, la nostra grafica satellitare ci mostra oggi un minimo depressionario presente sull'area balcanica che interviene convogliando aria che, contattando quella fresca atlantica sulla nostra penisola, determina una spiccata instabilità ai bassi strati, una spiccata stabilità che darà precipitazioni piuttosto diffuse al centro e al sud principalmente, con residua variabilità al nord. Le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, questa instabilità sarà molto molto lenta a svanire. Andiamo però con ordine alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, partendo dal settore settentrionale, che vedrà un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, prealpini, pedemontani, montagne adiacenti, ma anche su quelli appenninici vi saranno fenomeni locali che però saranno a carattere di pioggia ma anche di temporale. In pianura avremo talora una nuvolosità medio-alta stratiforme, più probabilmente sui versanti orientali avremo anche dei locali fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda le regioni centrali, sulla Sardegna avremo un cielo anche qui irregolarmente nuvoloso, vi saranno fenomeni localizzati che risulteranno a carattere di pioggia ma anche di temporale. Analogamente sulle regioni peninsulari, quelle tirreniche, Toscana e Lazio, vi sarà un cielo irregolarmente o anche molto nuvoloso, vi sarà una fenomenologia analoga, saranno piogge, saranno anche temporali, principalmente nella seconda metà della giornata. La nuvolosità sarà più compatta sulle aree interne d'appenniniche, con analoga fenomenologia, piogge e temporali. Una nuvolosità consistente sulle regioni adriatiche darà fenomeni temporaleschi ancora più diffusi. Possiamo scendere al sud, sui versanti tirrenici, Campania, Basilicata, Calabria, ma anche sulla Sicilia settentrionale, vi sarà un cielo molto nuvoloso con una attività temporalesca piuttosto diffusa. Sul resto del settore peninsulare vi saranno una nuvolosità variabile, ma i fenomeni saranno sempre gli stessi. Saranno piogge o rovesci al mattino, temporali al pomeriggio. La circolazione si dispone dai quadranti settentrionali con venti generalmente deboli, che però diverranno moderati al sud, ruotando in senso antiorario. I bacili saranno mossi, quelli meridionali, principalmente ad ovest della nostra penisola, poco mossi o quasi calmi, restanti bacini. Le temperature adesso, con la subentrante massa d'aria, sono aumentati i valori minimi e tali risulteranno anche i valori massimi, che aumenteranno su tutte le regioni. Bene, è tutto con le previsioni del tempo anche per la giornata di oggi. Io auguro una buonissima giornata a voi dallo studio e a quanti ci seguono su TV 2000. Una buona giornata a lei, tenente colonnello Antonio Troisi. Ci rivediamo domani per tutti gli appuntamenti meteo. Alessandro, con te ci vediamo fra poco. Io e Antonella ci spostiamo, perché se adesso il viaggio che abbiamo fatto è sulla Terra, vogliamo portarvi negli abissi dei mari. Perché? Perché... ogni anno, e questo è un dato, negli oceani vengono abbandonate 640.000 tonnellate di reti da pesca. Ebbene, ci sono due fratelli che hanno deciso di trarre queste reti da pesca dal mare. Per farlo è come se avessero incontrato il mare da vicino, perché si sono immersi e ne hanno creato un qualche cosa che vogliamo presentarvi in questo video. Si chiama Le Reti Fantasme e ascoltiamo direttamente la voce del mare. A me non importa che mi chiamino Dio, né che il cielo rifletta su di me il suo blu o il grigio. Non mi importa che mi si cantino poesie,
o che mi si associ alla vita o alla morte. Non mi commuovono e non mi importano le vostre sviolinate sulle rive delle riserve, se poi nelle spiagge affollate svuotate le vostre sacche. A me non importa farvi piacere col suono dei miei sbuffi. E non mi importa degli spettacoli che i miei orizzonti offrono al calar del sole. No, non mi importa più nulla. Voglio solo che mi lasciate libero. E da questo grido del mare vogliamo collegarci subito con Andrea Spinelli, direttamente da Valencia, biologo marino. Buongiorno Andrea e grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno, buongiorno Antonella, buongiorno a tutti. Tu dove ti trovi grazie in questo momento voi. Specifico? Vediamo una tartaruga che più o meno è sulla tua testa. mi trovo a Valencia, all'Istituto Oceanografico di Valencia e in particolare presso il centro di recupero, si chiama ARCA, ovvero Area di Recupero e Conservazione degli Animali del Mare. È un centro di recupero che abbiamo all'interno dell'Istituto Oceanografico di Valencia che serve e ha l'obiettivo di recuperare gli animali del mare che vengono pescati accidentalmente, tra cui le tartarughe, appunto, e recuperarle, quindi curarle nel nostro centro e poi subito liberarle nuovamente in mare. Quello che abbiamo sentito poco fa, quella clip che abbiamo visto, le reti fantasma, è un primo passo di un progetto ampio che tu, biologo marino, hai realizzato insieme a tuo fratello Marco, regista e videomaker, perché innanzitutto voi due siete nati col mare, siete nati nel mare, sì. A contatto, stretto contatto col mare, una passione che vi è stata trasmessa anche da papà. E insieme avete scoperto qualche cosa che riguarda queste reti fantasma. Ci vuoi dire di che cosa si tratta? Sì, come detto correttamente, noi siamo dei grandi amanti del mare sin da bambini, grazie alla nostra famiglia, soprattutto al nostro padre, abbiamo vissuto il mare sin da quando avevamo circa 5-6 anni e da lì ci siamo appassionati tantissimo dell'esplorazione subacquea, ma soprattutto anche io in parte della ricerca scientifica e Marco della documentazione, quindi insieme diciamo che siamo riusciti a unire le nostre forze, da una parte quella più accademica di ricerca e insieme a Marco quella più divulgativa. Qualche anno fa, nel 2020, è stata la prima volta che abbiamo scoperto a Cefalù, nel Golfo di Cefalù, dove siamo cresciuti durante le nostre estati, questo posto è totalmente ricoperto da reti fantasma. Le reti fantasma sono reti da pesca che accidentalmente tutti gli anni vengono abbandonate o comunque vengono perse nei mari di tutto il mondo, tra cui il nostro amato Mar Mediterraneo. Le reti da pesca che vengono abbandonate o comunque che vengono perse nei nostri mari continuano a pescare tutti i giorni, continuano a soffocare gli ecosistemi marini e quindi a distruggere e diciamo a ridurre la biodiversità dei nostri mari. Ed è quello un po' che è successo a noi durante questi ultimi 2 anni. Abbiamo trovato questo posto e pian piano abbiamo deciso prima di sensibilizzare le persone e successivamente di liberarlo da queste reti. Abbiamo intravisto una foto in cui, a parte una in cui siete voi due da piccoli con papà che era bellissima, sì. Ma poi abbiamo visto una foto in cui c'era proprio un pesce intrappolato sui fondali, perché come dicevi tu le reti continuano a pescare, lo stiamo vedendo anche dalle immagini, e in qualche modo bloccano anche quella che è l'aderenza che normalmente ci sarebbe, ecco la foto di cui parlavo, esatto. Nelle rocce, per cui i pesci non hanno più un luogo sicuro dove stare, è tutto un ecosistema che si rompe. E voi, tra l'altro, con questo progetto, quello delle reti fantasma, avete visto anche un cambiamento tra prima e dopo? Esattamente, sì, il nostro progetto quando abbiamo sviluppato Missione Euridice non voleva essere solo un progetto per recuperare le reti fantasma, ma il nostro progetto era in parte scientifico e in parte divulgativo. Il progetto scientifico riguardava la rimozione delle reti, ma soprattutto lo studio della biodiversità per vedere effettivamente se era possibile dare un cambio a quel posto e quindi ripopolare la zona. Quindi questo ci ha permesso successivamente, prima durante Missione Euridice e successivamente dopo Missione Euridice, dopo un anno,
siamo ritornati in quel posto ed effettivamente la biodiversità era raddoppiata, quindi effettivamente le reti fantasma causano un grave danno agli ecosistemi marini ed effettivamente è reale la capacità di ristabilirsi da parte degli ecosistemi marini quando vengono, diciamo, liberati da queste reti. Andrea, resta con noi perché hai nominato missione Euridice. Fra poco, dopo la pubblicità, scopriremo nel dettaglio, vedremo proprio le immagini di che cosa si tratta e ci racconterai anche del perché l'avete chiamata così. Pubblicità. Stamattina siamo immersi nella natura. Siamo collegati con Andrea Spinelli direttamente da Valencia. Lui è un biologo marino e stamattina stiamo parlando della condizione del mare, delle microplastiche, ma anche di quella bellezza immensa che si nasconde nei fondali dei nostri mari. E allora vogliamo partire per andare a Cefalù, nella zona dei Campanari, dove Andrea e Marco hanno girato queste immagini. Guardiamole insieme e poi le commentiamo. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà sul fondo durante l'azione di rimozione. Pensate che ogni anno più di 640.000 tonnellate di reti da pesca vengono abbandonate nei mari di tutto il mondo. Ho perso un po' l'orientamento perché nel momento in cui si recuperavano le reti vi era una sospensione tale da non avere visibilità. Quando insieme a mio fratello abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, sapevamo che andavamo incontro a tanti ostacoli e a tante difficoltà. Non sfidiamo il mare. Non sfidiamo il mare. Mai. Sono parole che pesano, ci rimangono incise e ci fanno rendere conto anche di quanto i nostri comportamenti umani incidano una volta in più sull'ambiente, incidano anche negativamente, e questo è un sistema per poter andare oltre. La plastica che è stata tratta da questa missione ha avuto due finalità, in parte è stata eliminata, in parte è stata riutilizzata. Assolutamente, la plastica, abbiamo avuto la grande fortuna di eliminarla con residui speciali. Non abbiamo avuto l'opportunità di riciclarla completamente, però in parte ci ha aiutato il comune di Cefalù e la Guardia Costiera e abbiamo avuto anche il supporto dei pescatori locali per riuscire a trasportare queste reti che ad oggi sfortunatamente sono costituite da nylon e non più da fibre naturali come era una volta, e trasportarle al porto di Cefalù per poi eliminarle come residui speciali. Adesso abbiamo alcuni progetti in corso invece che ci permetteranno di riciclare completamente le reti che recupereremo. Andrea, abbiamo detto che è una passione di famiglia, abbiamo citato Marco, abbiamo in qualche modo citato anche il tuo papà. Ci racconti com'è vivere una passione così bella, così grande, con tutta la famiglia, incluso papà, che in qualche modo vi ha insegnato proprio, ecco, vi vediamo nella foto di prima un po' cresciuti, ecco, mettiamola così. Esattamente, ma diciamo che per noi è come vivere un sogno, perché sin da bambini abbiamo vissuto il mare con nostro padre e anziché vedere i cartoni animati siamo cresciuti vedendo i documentari di Jacques Cousteau. Quindi siamo cresciuti con questa grande passione per, come dicevo prima, in parte per l'esplorazione subacquea, ma soprattutto con il tempo si è trasformata in una voglia di dare una mano e dare il nostro contributo, in parte scientifico, in parte divulgativo, al mare. Al mare che ci ha accompagnato finora e abbiamo la certezza che ci accompagnerà durante tutta la nostra vita. Insieme al nostro padre è stato, diciamo, vivere un sogno durante missione Euridice, averlo con noi e avere anche il suo supporto, che è stato fondamentale soprattutto nella parte logistica. Andrea, grazie per essere stato con noi, salutaci Valencia naturalmente, saluta anche tuo fratello e tuo papà, grazie per quello che avete fatto perché grazie ci avete regalato mille. Anche un po' di responsabilità in più a noi che guardiamo, si avvicina anche la stagione estiva, quindi il mare sarà comunque sempre nei nostri pensieri e pensarlo in maniera positiva, in maniera costruttiva è qualcosa di importante. Grazie, buona giornata. Grazie mille, buona giornata, grazie di nuovo, ciao. E in qualche modo dagli uccellini che accompagnavano Andrea a Valencia noi arriviamo agli uccellini che guardano Alessandro Magagnini mentre sta lavorando con le sue piantine
Guardalo, dietro di noi c'è un bel uccellino che ti sta spiando. Bellissimo. Guarda, in tinta poi con la violetta gialla ho utilizzato una zuccheriera. Perfetto, la zuccheriera gialla. Mi mancava, anche perché poi, visto che le vado un po', no, dei dolciastri della... Ma io mi ero conservata un pezzo di violetta per fare il resto della colazione. Mia. L'abbiamo persa. Se lo sarà mangiato l'uccellino. No, questa è finita. Questa è finita. Mi voleva dare la violetta finita. E allora, hai realizzato anche la zuccheriera, però io vedo lì due piccole. Queste per Giacomo. Di che si tratta, Alessandro? Queste, so, perché ci abbiamo sempre sulla scuola i ragazzi che si divertono con le stampate 3D. Quindi, cioè, l'hanno stampata loro questa? La prima progettata, tipo un vasettino con portafiori, e poi l'hanno realizzata con le gambettine, proprio una sorta di fioriera vivente in tutti i sensi, perché poi sopra ha le micropiantine che potete tenere in questo caso in casa. E chi sono i ragazzi che dobbiamo ringraziare per questo regalo? Ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario e Professionale di Macerata. E noi li ringraziamo per questo bellissimo regalo. Grazie che ci fate questo regalo. Ci fate sorridere come sorridono loro. Perché poi mi ho sempre sequestrato due professori che sono dietro le quinte. C'è padre Francesco. Paolo e Francesco li salutiamo e sono qua presenti. Volendo riassumere in qualche minuto, per realizzare una di queste tazzine, noi che dobbiamo... Tazzina, zuccheriera, quello che è, che cosa dobbiamo prima fare? Prima di tutto, se possibile, riuscite a forarla, quindi foriamo la tazzina. Mettiamo sul fondo una base di lapillo, quindi vulcanico, sabbia o anche sabbia del fiume, l'importante è che sia, ecco, e sabbia che dreni, quindi bene. Poi dopodiché andiamo a inserire la nostra micropiantina, nel caso che sia fiorita non togliamo l'apparato radicale, quindi attenzione alla dimensione della zuccheriera o della tagliera in base proporzionata alla pianta, e là, e nel caso invece non sia fiorita, possiamo asportare un po' l'apparato radicale. Riempiamo tutti i forellini che rimangono vuoti con del terriccio o della corteccia, terriccio con della pillo, terriccio normale, okay. E poi la base finale sopra con la corteccia, okay. Bark, quella che usate per le orchidee, perché è più fina rispetto all'altra, quindi si presta meglio a essere utilizzata anche per i piccoli riempimenti nelle tazzine più piccoline. Ed eviterà la dispersione anche dell'umidità. Per innaffiarle è importantissima attenzione, allora, se sono piante da interno tenetele all'interno della casa, se no fuori. Usate il contagocce, quindi pochissima acqua, perché soprattutto se non riuscite a fare i fuochi. Guarda, secondo me possiamo anche usare il cucchiaino. E cucchiaino, bravissimi, bravissimi. Mettiamo l'acqua e come volessimo mettere lo zucchero. Infatti, invece mettiamo l'acqua. E in più, se vede, per controllarsi chi manca l'acqua, usate uno stuzzicadenti. Ah, come con le torte. Come con le torte, lo infilate, tira adesso e vedete se asciutta. È come essere in cucina, praticamente. E abbiamo realizzato, tra l'altro, un bellissimo centro tavola che si può mettere e togliere all'occorrenza. Sì. Alessandro, che dirti? Io direi grazie. No, grazie. Ricordatevi anche di curarle, di mangiarle ogni tanto, perché a loro fa bene, anche se si tratta di salate, eccetera, a loro fa solo che bene essere un po' spiumate e spuntate. Alessandro Magagnini, grazie per essere stato con noi, per averci fatto questo servizio da te, pronto per tutte quante le case, per tutta questa primavera. E grazie ai tuoi ragazzi. Te le lasciamo qui, ma ce le riprendiamo tra un attimo. Non ce le mangiare tutte. No. Ciao Alessandro, grazie. Ci spostiamo dall'altro lato dello studio per dare ancora il buongiorno alla nostra ospite di stamattina, Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma. Buongiorno Lidia, grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi, grazie. Lidia, con te vogliamo parlare di un progetto che riguarda le ACLI e riguarda una campagna di sensibilizzazione che ha proprio i ragazzi come protagonisti e che si incentra su alcuni dei temi che più spesso si sentono nelle nostre cronache, si leggono sui nostri giornali, si ascoltano in TV, ossia bullismo e cyberbullismo. Sì, bullismo e cyberbullismo sono vere e proprie emergenze educative ma anche sociali, e noi abbiamo voluto avviare durante il lockdown un percorso di sensibilizzazione nelle scuole in particolare, ma anche nelle parrocchie, perché per un uso consapevole e responsabile del web, perché e delle nuove tecnologie, perché non va demonizzato. Lo stesso titolo della mostra, The ID, vuol dire proprio aiuto in inglese, ma vuol dire anche attraverso le tecnologie come l'intelligenza artificiale, che non deve essere demonizzata. È un po' come un coltello: se utilizzato bene può salvare anche la vita, se utilizzato male la toglie la vita. Allora noi vogliamo, è questo l'approccio. Con questo approccio dalle scuole siamo arrivati a degli spot artigianali con cui i giovani potessero sensibilizzare gli altri giovani, perché noi crediamo che i testimoni credibili siano meglio dei maestri. E poi da lì siamo invece arrivati, osando, sognando, trovando dei bravi e ottimi compagni di viaggio, uno spot professionale, uno spot con Martina Attili, un influencer che è da sempre in prima linea contro il bullismo.
Questo spot lancia anche un canale Telegram, Ugly No Bully, dove i ragazzi raccontano le loro storie. Queste storie, grazie ai software multimediali, all'intelligenza artificiale, diventano arte digitale. Qual è la cosa molto particolare? Che vediamo materializzata il dolore, quello che provoca il bullismo dentro un ragazzo o una ragazza. Vediamo materializzato le frustrazioni, le paure, le ansie, come si sente emarginato. Il ragazzo che ci ha scritto nel canale Telegram: mi tirano sempre le pallottole, i coperchietti delle penne a scuola e io mi sento una discarica. Oppure quella che dice: nel momento in cui le mie foto sono finite in una chat dei miei compagni, io volevo solo scomparire. E allora vedere queste immagini vuol dire prendere consapevolezza di due cose. Una, che noi comunità educante, tutta la rete che ha portato avanti questo progetto, le ACLI di Roma, i giovani delle ACLI, che siamo un movimento educativo e sociale, quindi abbiamo questa responsabilità, le istituzioni, Roma Capitale, il Municipio 9, ma anche il mondo profit. Noi abbiamo avuto l'aiuto di una società di comunicazione, la DBB Group, che è una società internazionale, che ha messo la sua creatività, le scuole, la Chiesa, che appunto è in prima linea anche su questo ambito. Tutti insieme abbiamo concretizzato quella terminologia che risulta difficile, che risulta anche ostica, che è comunità educante. E questo ci dice due cose. Una, che insieme abbiamo la corresponsabilità di fare sì che i ragazzi, se non sono soli, possono sconfiggere il mostro del bullismo e del cyberbullismo, e l'altro, che insieme possiamo fare delle cose che ciascuno da solo non può fare. E quindi questa mostra è anche il segno tangibile che la rete emana, esplica una forte valenza moltiplicatrice. E questo ci porta appunto a ricordare che la mostra è esposta presso la Vaccheria di Roma dal 18 al 21 aprile 2023, in modo tale che davvero si possa entrare all'interno di quel dolore che però diventa arte e in qualche modo anche strumento di salvezza. Non abbiamo tantissimo tempo, ma giusto un attimo un riferimento al fatto che voi vi siete anche impegnati con dei laboratori multimediali che hanno coinvolto più o meno 200 ragazzi in alcuni istituti superiori di Roma, perché non solo è diventata arte, ma è diventata anche un modo per superare il bullismo e far capire ai ragazzi che c'è qualcosa al di più. Assolutamente sì, ancora siamo nelle scuole, continuiamo ad aprire dei laboratori ogni settimana in cui facciamo dei percorsi di sensibilizzazione, perché è fondamentale questa alleanza tra società civile, scuola, istituzioni, per prendere veramente, mettere questi ragazzi in una rete di protezione sociale. Veramente il bullismo, il cyberbullismo, può rovinare un giovane, perché lo porta ai margini e non se ne parla mai abbastanza. Quindi grazie anche per quello che state facendo, avete fatto, io lo ricordo, fino al 21 aprile alla Vaccheria di Roma, per chi ci passa, per chi ne ha la possibilità. Grazie Lidia Borzì. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata a lei, buona giornata a tutti quanti voi, perché ci interrompiamo, ma torniamo dopo con un sacco di sorprese. Un sacco di sorprese che ci porteranno direttamente al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Il 25 marzo il Cardinal Zuppi ha aperto l'anno mariano per i 70 anni della lacrimazione. Noi saremo qui in studio, ma saremo anche lì dove ci aspetta Padre Aurelio, che solo ed unicamente per noi aprirà quel reliquiario e porterà tutte le nostre offerte a Maria, e poi un'intervista esclusiva a quel bambino che ancora in grembo della mamma ha assistito alla lacrimazione della Madonna a Siracusa. Ci vediamo dopo. Riprende di buon mattino e lo fa con Don Gaetano Corvace, parroco di San Pietro Bisceglie, che è tornato a trovarci. Buongiorno Don Gaetano. Ciao Giacomo, ciao Antonella. Buongiorno Don Gaetano, perché stamattina parleremo della Madonna delle Lacrime di Siracusa, 70 anni dal prodigio della lacrimazione. Sarà una puntata speciale da vivere insieme, avremo tantissime cose da raccontarvi, tra cui un'intervista esclusiva a quel bambino che veniva portato in grembo proprio durante la lacrimazione. Poi ancora la benedizione del cotone, tantissimo. La benedizione, Giacomo, del cotone, ma anche un'intervista a uno dei testimoni oculari dell'evento prodigioso, e un momento che avremo in collegamento direttamente dal santuario
della Madonna delle Lacrime a Siracusa, dedicato proprio un regalo che sarà per noi e per voi che ci seguite. Don Gaetano, però prima, solo per capire, che senso hanno le lacrime della Madonna in quel caso a Siracusa e ancora oggi? Quando guardiamo qualcuno piangere, sicuramente quella persona ci sta interpellando. Quelle lacrime, le lacrime che vediamo sgorgare dagli occhi di qualcuno, chiedono sempre una risposta da parte di chi guarda. E questo lo chiedeva anche Pio XII, il Papa, il Pontefice, durante il cui pontificato Maria lacrimò lì a Siracusa. E il Papa diceva proprio: gli uomini, le donne del nostro tempo comprenderanno il senso di quelle lacrime. Per cui quelle lacrime, le lacrime di Maria, in realtà, più che darci una risposta, interpellano ciascuno di noi, pongono una domanda nel profondo del nostro cuore. Quelle lacrime sono lì, ancora una volta, per chiedere al nostro cuore che fine abbiamo fatto fare a Dio e al fratello. Quindi quelle lacrime hanno soprattutto delle domande al loro interno. E andiamo alla sorgente di quelle domande in quel luogo che racchiude un po' il senso di quello che stiamo raccontando oggi. Ci colleghiamo col santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, dove ci aspetta Don Aurelio, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti voi. È una giornata che vogliamo vivere insieme, ma è anche un anno importante per voi, freschi di quello che è stato il 25 marzo, è una giornata che ha aperto in qualche modo una serie di celebrazioni per quest'anno. Sì, il 25 marzo il Cardinale Zuppi ha aperto solennemente l'anno mariano che ricorda il 70° anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Non si tratta solo di un ricordo storico, è un segno vivo, attuale, che ha ancora tanto da dirci, tanto da consolarci. Proprio per questo il tema scelto dall'Arcivescovo per l'anno mariano è tratto dalle parole del Papa: quando la Madonna piange è segno della consolazione di Dio, e noi abbiamo bisogno di questa consolazione e di questa presenza materna. Don Aurelio, ci colleghiamo fra poco nuovamente con te, grazie Don Aurelio Russo che rimane collegato con noi. Noi ritorniamo qui in studio, Antonella. Sì, Giacomo, e torneremo da Don Aurelio per tantissime cose da vivere stamattina: la benedizione del cotone, l'intervista, appunto, come diceva Giacomo, a uno dei testimoni di quei fatti, tra l'altro anche a quel bambino che veniva portato in grembo durante la lacrimazione. Però Don Gaetano, se volessimo tornare alla domanda di senso che ci siamo fatti prima, ovvero che senso hanno le lacrime di Maria, tu ci hai detto ci pongono delle domande, Don Aurelio ci diceva ci consolano nelle sofferenze. Di fatto le lacrime in generale possono, se pensiamo alle lacrime, possono esprimere gioia o tristezza allo stesso tempo, sono proprio quel segno che può esprimere le due emozioni più forti che un uomo possa provare. Perché le lacrime di fatti accompagnano tutta la nostra esistenza. Dal ricordo delle lacrime che abbiamo versato noi possiamo scrivere la biografia della nostra vita. Addirittura ci sono state le primissime lacrime, quelle che abbiamo versato all'inizio proprio della nostra esistenza, che non ricordiamo, perché il bambino è il primo modo per dire che ci sono, il primo modo per dire al mondo che ho bisogno di qualcuno che mi accudisca, che mi cura, sono proprio le lacrime. Quello è un pianto fisiologico, è la primissima richiesta di aiuto che passa attraverso le lacrime. Ma poi le lacrime non sono semplicemente quel liquido che serve per idratare, diremmo così, il bulbo oculare. Diventano il veicolo veramente di tantissime emozioni, di tantissimi vissuti. Tanto immaginate che fino al 1600 si pensava che addirittura le lacrime fossero prodotte direttamente dal cuore e che poi sgorgassero dagli occhi. Ed effettivamente questa modalità di pensare alle lacrime non è così lontana dal nostro sentire, perché lo diciamo anche noi: mi sta piangendo il cuore. Lo diciamo così, e lo diciamo sia nei momenti di grande gioia, quando abbiamo una notizia bellissima, l'emozione ci fa scendere lacrime di gioia, ma addirittura ci sono dei momenti in cui le lacrime parlano del nostro dolore o del nostro nervosismo o del nostro disappunto o della ferita che qualcuno ha inflitto, non soltanto e non solo fisicamente, ma soprattutto nella ferita del cuore. Ecco perché le lacrime parlano della nostra esistenza. E anche quando una persona, si dice, non piange mai,
In realtà quella persona piange ugualmente, perché le lacrime, lo sappiamo bene, non sono solo quelle fisiche, ma sono anche quelle che ti porti dentro. Per cui vediamo persone che materialmente sono un po' restie alle lacrime, ma questo non significa che non provino sentimenti, emozioni o non abbiano ferite nel cuore. Ecco perché le lacrime sono così evocative. E quando noi piangiamo davanti a qualcuno, quelle lacrime non possono essere mai banalizzate. Sarebbe uno schiaffo enorme quello di ridere davanti ad una persona che davanti a te sta piangendo. Ecco perché le lacrime interpellano sempre la persona che hanno di fronte. Lo dicevamo prima, esigono una risposta. Quelle lacrime sono una domanda. E ognuno che vede piangere qualcuno si deve chiedere: perché quella persona sta piangendo? E non possiamo rimanere ciechi davanti a quelle lacrime o sordi davanti a quel lamento. Ecco cosa portano dentro di sé quelle lacrime di Maria. Ecco cosa portano dentro di sé le lacrime dei tanti nostri fratelli. Ci ricolleghiamo con Don Aurelio Russo dal Santuario della Madonna delle Lacrime, il quale naturalmente può avere molto ben presente il discorso che sta facendo con noi Don Gaetano Corvace questa mattina, essendo testimone nelle giornate ordinarie del santuario e nelle giornate straordinarie che vivete e state vivendo, qual è anche il rapporto dei fedeli e della comunità con queste lacrime. Don Aurelio. Ringrazio Don Gaetano per questo collegamento interessante e importante tra le lacrime che sgorgono dagli occhi e le lacrime del cuore. Il vescovo del tempo, Monsignor Baranzini, diceva che le mamme, prima che piangere con gli occhi, piangono con il cuore. E noi qui in santuario accogliamo tante lacrime che vengono dal cuore, tante ferite, tanti dolori, tante speranze che vengono depositate proprio nel cuore materno di Maria, la quale ha accolto l'invito del figlio morente in croce a prendersi cura di tutti i figli di Dio. E Maria lo ha fatto e continua a farlo ancora oggi. E segno delle lacrime è questa prova tangibile di Maria che ci sta accanto. Don Aurelio, non abbiamo ancora detto e non ti abbiamo ancora ringraziato perché tu ti trovi proprio davanti a quel quadretto che ha lacrimato, lo vediamo alle tue spalle, e per chi ha avuto la fortuna di essere in quel santuario sappiamo quanto quel quadretto possa ancora parlare ad oggi. Io tra le mani stringo del cotone benedetto, un cotone che viene appoggiato proprio su quel quadro e in qualche modo sopra questo foglietto c'è scritto: sulle tue lacrime sante Gesù nulla, alle tue lacrime sante Gesù nulla rifiuta. Noi vogliamo venire lì a Siracusa, a casa tua, vogliamo vedere quando questa benedizione del cotone prende forma, e all'interno di questo servizio insieme al vescovo c'è anche il figlio di quella coppia che ha avuto il privilegio e la fortuna di avere quel quadro in casa proprio mentre la mamma era incinta di Mariano. Guardiamo il servizio. La benedizione del cotone in genere si compie nella prossimità dei giorni che ricordano l'evento. Poi durante l'anno viene a mancare, nel senso che c'è richiesta, e allora da alcuni anni viene benedetto anche in questa domenica dell'ottava di Pasqua. E richiama il gesto che Antonina Giusto è la cognata fecero proprio nel primo giorno della lacrimazione, accostando il cotone al quadretto della Madonna per raccogliere le lacrime che si conservavano in una concavità vicino al cuore della Madonna. Cosa provo quando l'apro? Beh, intanto speranza di un mondo migliore. Che apro lì e certo, naturalmente mi commuovo parecchio perché l'ho vissuta tutta questa storia e basta. Poi sono contento che la gente può assistere, può vedere, può prendere il cotone benedetto dopo, così normalmente, una cosa normale per me quasi. È segno di protezione,
di contatto con questo segno, questo evento particolare, e accompagna il cammino di ciascuno di noi, ciascun fedele che si affida alla Madonna. È un segno di protezione, segno di affidamento all'intercessione della Vergine Santissima e di sostegno nel cammino della vita e della fede. Mi ricordo tutto perché da quando ho cominciato a capire qualche cosa, perciò dai 3 ai 4 anni, casa mia era una meta fissa dei pellegrini che venivano dalla Madonnina. Erano pellegrini austriaci, pellegrini anche americani, ce n'erano di tutte le nazioni. E perciò questa cosa io l'ho vissuta giorno per giorno, perché mia mamma loro raccontava i fatti come erano andati e loro li ascoltavano. Io ero considerato il miracolo della Madonnina praticamente. Mamma mi diceva sempre, dice, tu sei nato 2 volte, la prima volta il 29 agosto e la seconda volta il 25 dicembre. Sono grato sia alla Madonna sia a mia mamma per il fatto di essere qui. Le lacrime di Maria sono lacrime di speranza che richiamano certamente la situazione del mondo di oggi, di tante famiglie, e sono dunque un richiamo alla pace, alla concordia, all'amore, all'unità, alla riscoperta dei veri valori della vita. E in questo il nostro ringraziamento va a Don Aurelio, perché ha avuto modo di rendere possibile il servizio che avete appena visto, di rendere possibile non solo quella benedizione del cotone, segno che quelle lacrime di Maria riescono a raggiungere tutti quanti i fedeli una volta in più, ma anche la testimonianza di Mariano Iannuso, che abbiamo visto con quegli occhi velati quasi di lacrime nel racconto, sembravano un filo diretto con quella che è stata la vicenda dei genitori che arrivano fino a noi. Don Aurelio. Sì, è stato un dono grande, Mariano, per la famiglia, ma anche per tutti noi. La Madonna ha privilegiato questa famiglia. La mamma di Mariano pregava in un momento particolarmente difficile, perché la gravidanza era difficile per la tossicosi gravidica, rischiava di morire il bimbo e rischiava di morire la mamma. La mamma ha fatto una preghiera bellissima che tutte le mamme fanno: prima salva mio figlio e poi fa di me quello che vuoi. La Madonna ha accolto questa preghiera attraverso le lacrime della mamma e attraverso le sue lacrime ha presentato a Gesù e ha permesso a Mariano di poter nascere, di poter crescere, di poter amare la mamma, il papà e la Madonna. E poi il segno anche particolarmente bello: è nato proprio il 25 dicembre di quell'anno. Don Aurelio, rimani con noi perché stamattina torneremo anche da te, perché c'è un altro testimone che durante quei fatti ha testimoniato proprio la lacrimazione di Maria, ha visto quelle lacrime scendere e in qualche modo la sua vita è stata anche testimonianza di questo episodio. E poi stamattina ci farai un dono grande, ovvero ci porterai tutti quanti noi e le nostre lacrime davanti a quelle di Maria, a quel quadro che è dietro di te. Quindi rimani ovviamente collegato con noi. Noi nel frattempo con Don Gaetano invece vogliamo aprirci un po' a quelle lacrime che sono presenti già nella Bibbia, sono presenti anche se pensiamo a Cristo che piange per la perdita di Lazzaro, ma in generale nella Bibbia anche il popolo di Israele testimonia quanto siano importanti le lacrime. Sì, proprio così, perché dicevamo che le lacrime un po' rappresentano e possono raccontare la nostra esistenza, ma possono raccontare l'esperienza di un intero popolo. E infatti nella Bibbia costantemente sentiamo parlare del popolo e di tanti altri personaggi che piangono, perché questa è un'esperienza veramente molto umana. Tu parlavi del popolo di Israele che piange per la sua schiavitù in Egitto, e questo pianto, questo grido viene ascoltato dal Signore. Ma ancora sentiamo i profeti che piangono, sentiamo della regina Esther che per poter difendere, liberare il suo popolo che viene oppresso, piange, e in questa sua supplica piena di lacrime viene esaudita da Dio. Ma poi troviamo di lacrime e sentiamo parlarne costantemente nel libro dei Salmi. I Salmi sono delle preghiere, sono dei componimenti poetici e al loro interno contengono un po' tutti i movimenti del cuore e contengono anche
il movimento del pentimento, perché anche questo è frutto delle lacrime, il pentimento. Quando io mi pento di qualche cosa, di qualche scelta negativa, le lacrime sono il segno che voglio lavare. Anche questo, dicevano, così commentavano i padri della Chiesa, la confessione, quando noi chiediamo il perdono a Dio, è come se fossero quelle lacrime un secondo battesimo. Il primo battesimo è quello che avviene nell'acqua, il secondo battesimo, quello del nostro pentimento, è quello che viene immerso all'interno delle nostre lacrime. E quelle lacrime, in un certo qual modo, dicono a Dio di perdonarci, di avere pietà di noi. Perché anche questo è uno dell'effetto delle lacrime. Le lacrime chiedono alla persona che abbiamo di fronte di non attaccarci, perché indicano le nostre lacrime, la nostra vulnerabilità. E questo lo troviamo nei Salmi. Noi esprimiamo a Dio quando diciamo pietà di me, oh Dio, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato. Quello è un salmo di lacrime, perché dice a Dio abbi pietà di me, guarda, sono vulnerabile. È un atto di umiltà quello delle lacrime, perché sa riconoscere quanto abbiamo sbagliato. E anche questa traccia troviamo nella Bibbia. E tu parlavi, Antonella, del pianto di Cristo, di Gesù che si fa perfettamente uomo come noi davanti alla tomba di Lazzaro, dove si dice addirittura che Gesù scoppiò in pianto, perché poi è lutto, la perdita più grande, che fa sgorgare fiumi di lacrime. Lacrime che troviamo anche a rigare il volto di Maria Maddalena al mattino di Pasqua, e quelle lacrime poi saranno cambiate in gioia quando Gesù chiama Maria Maddalena e la chiama Maria, e lei può rispondere finalmente Rabbì, e c'è l'incontro tra il Signore che ama e lei, la discepola amata. Ce ne andiamo in pubblicità per qualche istante, ritorniamo fra poco sempre con Don Gaetano e sempre con Don Aurelio, e sempre nel solco di quelle lacrime di dolore e di gioia. Fra poco. Eccoci tornati in diretta di Buon Mattino con Don Gaetano Corvasce qui in studio e collegati con il Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, dove lo vedete alle nostre spalle, il rettore Don Aurelio Russo ci ha fatto la gioia della sua presenza, e soprattutto tra poco andremo proprio da Don Aurelio, perché ci aspetta un momento di preghiera proprio davanti al quadro della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Quindi Don Aurelio, tra un attimo torniamo da te. Prima, Don Gaetano, però parliamo anche della prudenza della Chiesa rispetto a questo tipo di fenomeni. Don Aurelio è stato spesso testimone anche di studi successivi rispetto a quel quadro, rispetto alle lacrime della Madonna a Siracusa, proprio perché c'è bisogno di anche una testimonianza scientifica. Noi sappiamo che la fede di base parte proprio da tutt'altro, cioè da un credere che qualcosa di impossibile possa in realtà succedere. Nel caso della Madonna delle Lacrime di Siracusa c'è stata tutta una commissione di scienziati che hanno studiato proprio quelle lacrime. E infatti si tratta proprio della prudenza della Chiesa, che quando avvengono questi fenomeni, potremmo dire particolari, cerca di capire la verità. Perché l'obiettivo della Chiesa è quello di presentare ai propri fedeli la verità. L'obiettivo è che i propri fedeli non vengano presi in giro. Ecco perché nel caso delle lacrime di Siracusa subito ci furono una serie di studi accurati sulle lacrime, si studiò il quadretto, in modo tale da poter verificare effettivamente che non c'erano state macchinazioni, ma si trattasse veramente, effettivamente, di un caso non provato scientificamente, quindi un dato, una presenza di Dio che attraverso questo segno ha voluto in qualche modo comunicare la sua presenza agli uomini, alla Chiesa. Ecco perché la Chiesa si muove con la dovuta prudenza nel caso di apparizioni, nel caso di questi fenomeni così particolari. E da questo capiamo anche le tante, anche potremmo dire, i tempi tecnici che la Chiesa prende per poter dare un responso, proprio per evitare che i fedeli vengano portati in situazioni spiacevoli, in truffe, vengano portati in raggiri, come abbiamo sentito recentemente, anche passate alle cronache, situazioni recenti di presunte lacrimazioni. La Chiesa rimane comunque in movimento al di là di questo, e in particolar modo Don Aurelio, il reliquiario, riesce col suo pellegrinaggio
a portare conforto anche in quelle zone che sono state particolarmente colpite, e questo è un qualcosa che rende felici le parrocchie ospiti e rende felici anche voi. Sì, il reliquiario delle lacrime della Madonna va spesso a visitare le comunità, a incontrare i figli di Dio. Particolarmente significativa è stata la visita delle lacrime della Madonna alla comunità di Ischia. Sono stati i sacerdoti di Ischia che hanno chiesto al santuario la presenza delle lacrime della Madonna, e noi con gioia abbiamo portato questo segno perché le lacrime della Madonna potessero incontrarsi con le lacrime dei figli. Il reliquiario della lacrime della Madonna è stato ospite in una chiesa, la chiesa San Giuseppe, diciamo una baracca, perché la chiesa è terremotata, è stata ospite della chiesa di Casamiccioli, dove c'è stata l'alluvione gravissima che ha distrutto intere famiglie. È stata ospite nel primo albergo che ancora oggi ospita appunto gli alluvionati. È stato un momento di grande speranza che abbiamo portato semplicemente con un abbraccio. È stata l'occasione di dire che quando forse gli uomini ci lasciano soli, Dio non ci abbandona mai. E queste lacrime sono il segno vero, autentico della presenza di Maria. Papa Francesco, commentando le lacrime della Madonna, ha detto che ai piedi di ogni croce c'è sempre la madre di Gesù. Maria non ci abbandona mai, così come non ha abbandonato il suo figlio morente in croce. Don Aurelio, stiamo vedendo proprio le immagini che ci portano a Ischia, che ci portano anche al tuo portare questo reliquiario e in qualche modo essere anche tu testimone di quelle lacrime, essere tu in prima persona a portare quell'abbraccio che in qualche modo è custodito all'interno di questo reliquiario. E vediamo anche un momento molto bello della benedizione di tutta l'isola e del mare, proprio da parte del sacerdote dell'isola che afferma quella presenza di Maria. Abbiamo detto testimone, tu stesso sei stato testimone e lo sei ogni volta che porti quel reliquiario in giro per le parrocchie d'Italia e non solo. C'è un'altra persona che vogliamo scoprire e conoscere stamattina, per cui ti ringraziamo di averci fatto incontrare, è Antonio Davì, che è stato uno dei testimoni oculari della lacrimazione di Maria. Ci possiamo spostare? Un bel giorno, precisamente il 29 di agosto, una delle mamme dei Annuso, Sgarlata Antonia, che noi la chiamavamo nella zona Donna Nina, venne in un modo proprio concitato, precipitoso, insomma, per invitarmi a venire nella loro casa, ma in tono proprio perentorio, insomma, devi venire a vedere quello che sta succedendo, perché è una qualche cosa che noi non ci sappiamo spiegare. Perché si rivolgeva a me? Si rivolgeva a me perché io nella zona ero giovanissimo, 20 anni, va bene? Ero quello che frequentavo la parrocchia. La donna Nina mi fa: osserva, guarda il quadro della Madonna, e in gergo siciliano proprio mi disse: a Beggiamaggi chianci. Mi sono avvicinato quanto più è possibile al capezzale. Effettivamente io ho visto il capezzale di una lucentezza e brillava, e ho guardato attentamente gli occhi. Vedevo questi occhi che si gonfiavano, occhi umani, che si gonfiavano, e si formava quella goccia di lacrima che si andava ingrossando, 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 fino a scivolare proprio nella fossa lacrimale. Quando effettivamente ho messo la mano destra nella fossetta, appena mi sono bagnato mi è venuto spontaneo farmi il segno della croce.
Intanto nella stanza entravano delle persone del vicinato. Donna Nina insistentemente mi disse: che cosa stai vedendo? Che cosa stai vedendo? E io ho detto: sto vedendo effettivamente che la Madonna piange. Una emozione straordinaria, ripeto, io non sapevo niente, non ho saputo parlare, non sapevo parlare a me stesso. Mi sento io coinvolto in questo prodigio e soprattutto io l'ho definito un segno di amore infinito di Maria per tutti gli uomini e in modo particolare per noi siracusani. La bellezza, l'emozione e anche la lucidità del racconto di Antonio Davì con i suoi 89 anni, 90 li compirà a giugno, al 7 di giugno. Don Aurelio, vediamo che ti sei spostato perché ci vuoi descrivere che cosa sta per accadere? Ho il piacere di fare una preghiera davanti al cuore immacolato di Maria, cuore immacolato e addolorato, e dare un bacio alla Madonna, un bacio che viene dalle mamme che ancora oggi piangono per i loro figli sacrificati nella guerra, i figli che muoiono nel cimitero del Mediterraneo, i figli oltraggiati. Ecco perché queste lacrime vengano ascoltate da Gesù, le lacrime della madre sua e le lacrime di tutte le mamme. A nome di tutti, voglio dare un bacio al cuore della Madonna. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Don Aurelio, noi ti ringraziamo per questo momento che ci hai fatto vivere, per la mattinata che ci hai concesso di passare insieme a te proprio in quel luogo che ha raccolto tante lacrime e forse qualcuna in più stamattina delle persone che ci stanno guardando e che però in qualche modo sanno che possono essere custodite. Quindi veramente dal profondo del cuore grazie a Don Aurelio Russo, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. A presto, una buona giornata e soprattutto un buon anno dedicato a Maria. Grazie ancora Don Aurelio per essere stato con noi. Grazie, ciao. Buona giornata a Don Aurelio e Don Gaetano. Il tempo, un ultimo minuto per un'ultima considerazione in chiusura di questa bella mattinata insieme, partita con quelle lacrime che, come ci ha detto, sono segno di tante cose, ma sono segno, al di là delle lacrime di coccodrillo, ma sono segno della sincerità del cuore, perché alle lacrime non si mente, non si riescono a trattenere. Talmente è grande il nostro cuore che sia per gioia, per dolore, devono uscire per forza. Siamo stati rapiti da quell'immagine semplice del cuore immacolato di Maria. Ed effettivamente Maria ha presentato il suo cuore immacolato a Fatima. E ricordiamo in alcune apparizioni, nella quarta, nella quinta, quella di agosto, quella di settembre, Maria si mostrava triste. Ed era triste Maria per le scelte dei propri figli, per le scelte nostre. Ecco perché piange Maria. Perché le nostre scelte non sono scelte di felicità, non sono scelte di bene. Allora, se vogliamo far sorridere la Vergine Santa, scegliamo il bene e sorrideremo noi e sorriderà anche lei. Grazie a Don Gaetano Corvasce, come sempre, per essere stato con noi e averci fatto riflettere, magari
anche su quello che noi possiamo fare per far sorridere Maria. Grazie mille Don Gaetano. Grazie a voi. Rimani grazie pure comodo e noi ci spostiamo, abbiamo giusto il tempo di salutarci. Ricollegandoci a quello che diceva Don Gaetano, per far sorridere Maria, ma per far sorridere tutti, c'è un valore che è quello della gioia e della condivisione. Domani vogliamo parlare dell'incontro fra il Papa e i giostrai. Esiste una pastorale che è una pastorale del circo, perché? Perché il valore della gioia e del sorriso è un valore con la V maiuscola. Valore che noi vogliamo tenere a cuore, ma anche del cuore dobbiamo prenderci cura, quindi spalanchiamo le porte dell'ambulatorio medico di TV2000 con Monica e Fabiola. A voi il mio medico. Grazie.